Isaac Newton nasce nel 1642 nel Lincolnshire, in Inghilterra, da una famiglia di allevatori. Suo padre muore prima di vederlo venire al mondo e il piccolo Isaac cresce con la madre e il patrigno, con cui ha un pessimo rapporto. Fin da giovanissimo, Newton mostra talento per la fisica e dedica molte ore alla costruzione di piccoli ritrovati tecnici, come orologi e modelli di mulini. L'anno di nascita di Isaac Newton, il 1642, è anche l'anno dello scoppio della rivoluzione inglese, in seguito ad un continuo inasprimento dei rapporti tra il sovrano Carlo I e il Parlamento britannico, bramoso di diritti. La guerra civile dura quasi 20 anni e segna lo scontro tra l'antica nobiltà e la nuova borghesia emergente. Il partito del re comprende l'aristocrazia e i rappresentanti della Chiesa anglicana, mentre lo schieramento opposto rappresenta i ceti medi emergenti, la classe dei grandi e piccoli proprietari terrieri, la borghesia industriale e commerciale, i mercanti e gli artigiani. Inizialmente lo scontro vede favoriti i monarchici, ma successivamente la situazione si capovolge. E sotto la guida di Oliver Cromwell si forma un esercito borghese che passa di vittoria in vittoria. Il re viene imprigionato, il Parlamento lo processa e nel 1649 lo condanna a morte. È il primo regicidio della storia. Con la morte di Carlo I cade per la prima volta il principio del diritto divino dei sovrani, che viene soppiantato da quello della sovranità popolare. L'Inghilterra diviene una repubblica, la Camera dei Lord viene abolita e la Chiesa anglicana, di cui il monarca era il massimo rappresentante, viene smantellata. Con la morte di Cromwell, però, nel 1658, si fa strada l'esigenza di un ordine politico più solido. Viene fatto rientrare dal suo esilio l'erede al trono Carlo II e si ricostituisce così il potere monarchico. Ha fine dunque l'unico esperimento repubblicano della storia inglese. Al Trinity College di Cambridge, dove si iscrive nel 1661, approfondisce i suoi interessi e la sua passione, studiando matematica, fisica e astronomia. Newton era un uomo estremamente solitario che viveva in un college, vissuto tutta la vita in un college che si chiamava Trinity College di Cambridge, che c'è ancora. Era entrato nel college con uno status che era quello degli studenti poveri, che avevano posto al college e dovevano servire gli altri studenti, servire i loro compagni di studi. Quindi Newton, fra i suoi compiti, c'erano quelli, per esempio, di pulire le calzature dei suoi colleghi, quello di vuotare, per usare la parola che veniva usata anche allora, vuotare i pitali tutte le mattine. Ed era un uomo estremamente solitario, estremamente difficile di carattere, però dedito agli studi, dedito alla ricerca con un'intensità che era sconosciuta anche ai suoi contemporanei. Quando per esempio aveva avviato l'esame di un problema o si era messo a scrivere qualche cosa, Newton smetteva di mangiare e si vedeva perché il suo gatto ingrassava molto. Quando il gatto di Newton era grasso, i suoi compagni di studi dicevano: Newton sta creando qualcosa di rilevante. Perché in quel college lui rimase non solo come studente, ma rimase poi come fellow. E ci rimase praticamente per tutta la vita, finché poi il successo non lo chiamò anche ad alte cariche pubbliche. Deve aver avuto, anche se non ci sono tracce di questo, dei periodi di depressione particolarmente intensa e particolarmente grave, che certamente si manifestava quantomeno con la sua chiusura, con il suo mettersi fuori dalla comunità del college, nel quale tuttavia viveva. Nel 1665 il college viene chiuso a causa di un'epidemia di peste e Newton si ritira nel suo villaggio natale, approfittando di questa interruzione per proseguire gli studi per conto suo. È in quegli anni che compie alcune delle sue maggiori scoperte in ambito matematico, fisico e astronomico. Tanto che dopo il suo ritorno a Cambridge,
Nel 1669, a soli 27 anni, gli viene assegnata la cattedra di matematica e pochi anni più tardi viene ammesso a far parte della Royal Society di Londra, l'Accademia delle Scienze del Regno Unito. La celebrità di Newton è legata soprattutto alla teoria della gravitazione universale. Si racconta che un giorno, durante gli anni della giovinezza, fosse seduto quietamente sotto un melo, quando un frutto gli cadde sulla testa. Secondo la leggenda, questo episodio gli avrebbe fatto intuire la gravitazione. Newton si sarebbe chiesto, infatti, cosa succederebbe se la mela cadesse da un'altezza pari alla distanza tra la Terra e la Luna? E avrebbe così ipotizzato che i due fenomeni, la mela che cade e la Luna che ruota intorno alla Terra senza precipitare, si potessero spiegare con una stessa legge fisica. Negli anni della maturità, Newton torna su queste idee e pubblica la sua opera maggiore, I Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, in cui descrive le leggi del movimento e della gravitazione universale, che rimarranno valide fino al XX secolo. In realtà, la formulazione della legge di gravità è il frutto di un percorso scientifico lungo ed elaborato, che mette in discussione un'intera visione del cosmo. Nell'antichità, infatti, si pensava che solo alcuni corpi fossero soggetti alla gravità, cioè quelli terrestri, e che invece le stelle, i pianeti, il Sole e la Luna fossero privi di peso e si muovessero con un naturale moto circolare. La legge formulata da Newton mostra invece come sia una stessa forza quella che causa la caduta di una pietra sulla Terra e che mantiene i pianeti in orbita attorno al Sole e la Luna intorno alla Terra. Tutti i corpi presenti nell'universo sono in relazione tra loro ed esercitano una forza reciproca. Più una massa è grande, maggiore sarà la sua forza di attrazione, e tutto ciò che possiede una massa inferiore non potrà liberarsi dall'attrazione gravitazionale della massa più grande, se non con un notevole sforzo. Per questo, per esempio, per lanciare un razzo nello spazio e farlo sfuggire alla gravitazione terrestre è necessaria un'enorme quantità di energia. Allontanandosi dalla Terra, però, il razzo subisce un'attrazione sempre più debole, finché raggiunge una distanza tale che gli impedisce di precipitare. Più ci si allontana dalla Terra, più la forza di gravità esercitata dal pianeta sui corpi decresce. Ecco perché la mela, che è abbastanza vicina alla Terra da subirne l'attrazione, cade al suolo, mentre gli astronauti possono levitare nello spazio. Ed ecco perché la Luna orbita intorno alla Terra senza precipitare. Ma perché la Luna, a differenza di un astronauta smarrito, non si allontana vagando nello spazio, ma resta ancorata alla Terra? La spiegazione è ancora una volta nella stessa legge di gravitazione universale, che spiega come l'attrazione fra i corpi sia tanto più forte quanto più le loro masse sono grandi. Newton era fellow al Trinity College, che allora si chiamava Holy Trinity College, cioè Santissima Trinità, diremmo noi. College della Santissima Trinità. Newton non credeva alla Trinità. Cioè, Newton era eretico e ha tenuto nascosta questa sua convinzione per tutta la vita e seguiva le dottrine di Ario. Ario è quello che nei primi secoli del cristianesimo sosteneva la tesi antitrinitaria, cioè sosteneva la tesi secondo la quale non si può dire che Gesù sia il figlio di Dio. Newton pensava che Cristo fosse illuminato da Dio, ma non gli spettasse un culto che invece spetta solo a Dio, cioè al Padre, come il Dio creatore del mondo e come quello di cui parla la Bibbia. Questo lo mette in una posizione difficilissima, in una posizione così difficile che si fa fatica a pensare quanto lo abbia ferito profondamente questa impossibilità di dire ciò che davvero pensava e ciò a cui era arrivato anche studiando con grande cura per molti anni e riempiendo di appunti, montagne di carte, la sapienza degli egiziani e il mondo ebraico,
e la tradizione, diciamo così, a cui fa capo la Bibbia. I fellow di ogni college inglese, a un certo punto della loro vita, dovevano prendere gli ordini religiosi. Newton non voleva fare questo, perché fare questo avrebbe voluto dire violare il giuramento. E approfittando della fama che aveva avuto, del posto, diciamo, di grande riguardo con cui era considerato da tutti, riuscì a farsi esonerare da questo. Quindi è un uomo che è vissuto sempre con questo enorme peso interiore, con questa difficoltà. Questa è stata un'impresa evidentemente difficile che lo ha consumato in qualche modo. Quindi il peggio di Newton è in qualche modo spiegabile in questa impossibilità di comunicare davvero tutto ciò che pensava. Newton aveva lasciato un baule che era pieno di carte e questo baule fu aperto per la prima volta da una persona che era interessata all'edizione dei suoi scritti. Tirò fuori alcune carte e poi, dice la narrazione che sia, richiuse con forza il coperchio del baule, perché questo baule conteneva una montagna di pagine di mano di Newton su argomenti alchimistici, cioè sugli argomenti di questa mescolanza, diciamo, di tradizione magico-ermetica e di sperimentalismo chimico che attraversa tutta la cultura europea dai tempi più remoti, che ha attraversato tutto il Medioevo e che ha segnato il destino di questo baule, che non conteneva solo questo, conteneva anche scritti riguardanti, per esempio, l'Apocalisse, un commento all'Apocalisse, una serie di riflessioni sulla fine del mondo, sulla distruzione del mondo. La compresenza di questa tematica fortemente religiosa, mescolata in qualche modo giorno per giorno all'attività di un uomo che aveva cambiato la faccia, il volto, la struttura di ciò che noi chiamiamo scienza, questo è qualcosa che scandalizzò il mondo in cui questa scoperta venne effettuata. Questo baule è stato offerto alle principali università del mondo, che dopo averlo esaminato non lo hanno accettato, non l'hanno preso. È stato offerto alla Columbia University, per dirne una, e a 5 o 6 università. Alla fine, cioè, si è verificato qualche cosa come il rigetto di un corpo estraneo. Non è possibile che quello che noi consideriamo il padre fondatore della fisica moderna abbia dedicato pezzi ampi e consistenti della sua vita a questa roba. Era considerato, ed è ancora anche giustamente considerato, un po' rispetto alla scienza moderna, come si potrebbe dire, un residuo che era stato cancellato, una specie di spazzatura. Questo è così forte che quando alla fine, dopo che 7-8 università della grandezza della Columbia l'avevano non accettato, questi manoscritti furono acquistati dall'Università di Gerusalemme, dove ancora sono. Per passare dalla acquisto del baule alla pubblicazione del medesimo sono passati 18 anni, che sono troppi per la pubblicazione, quindi dipendono dal fatto che anche lì la prima reazione fu questa. Questa reazione fu così forte, così spiegabile, così ovvia, che quando il Lord Keynes, che era un grande economista oltre che un lord, acquistò questi manoscritti ed ebbe questi manoscritti fra le mani, scrisse un saggio che fece il giro del mondo, che arrivò sui giornali di allora, che si chiamava Isaac Newton, The Last of Magicians. Isaac Newton, l'ultimo dei maghi. Newton è l'esempio di questo. Newton è l'esempio di un mondo nel quale delle distinzioni che a noi appaiono estremamente chiare, come quello fra alchimia e chimica, non si erano ancora stabilizzate. Non c'era quella che noi chiamiamo chimica. Newton appartiene a quel mondo inglese che dall'età di Francis Bacon, dall'inizio del Seicento, da Shakespeare, pensa di vivere alla fine della storia, alla fine del mondo, di avere davanti non il sole dell'avvenire, come si crede dall'illuminismo al positivismo, crede di avere davanti la fine del mondo. Siamo nelle ultime età del mondo, questo lo dice Francis Bacon e lo crede anche Newton. E allora in quel mondo le cose si prospettano in modo diverso. Soprattutto questo, in quel mondo Newton può ritenere, essendo culturalmente inserito nel suo tempo,
che la verità ci sia già stata, che sia stata come dimenticata e che lui sia solo uno che l'ha in qualche modo riscoperta. Allora, se Newton crede questo, è il grande scienziato che tutti sappiamo, è il fondatore della fisica moderna, ma è anche un uomo più complicato di quanto una immagine positivistica ci può far credere. Cioè le strade delle conquiste scientifiche, anche le strade della storia della scienza, sono molto più varie, più complicate di quanto non immaginano molti storici. Verrebbe da dire che ci sono più cose nel passato di quanto i filosofi siano mai riusciti ad immaginare. I principi matematici di filosofia naturale sono stati pubblicati nel 1686. Questo libro di Newton è diventato un grande classico della scienza e soprattutto è diventato il segno, il simbolo di un punto di svolta decisivo della cultura scientifica e della fisica europea. In questo libro sono saldati insieme il genio matematico di Newton e il genio sperimentale di Newton. E in quel libro giunge a compimento una grande rivoluzione che era incominciata con Niccolò Copernico alla metà del Cinquecento ed era proseguita con il grande Galileo Galilei. Era come un punto di arrivo e quel testo fu vissuto e pensato e apprezzato come un grande punto di arrivo, dove c'era quella che sembrò una soluzione definitiva di una montagna di problemi che appunto erano cominciati alla metà del Cinquecento. È famoso anche per essere stato il primo, diciamo, teorico dell'ottica nel senso moderno della parola, in un testo che uscì al momento della morte di Newton nel 1703, che era appunto intitolato Ottica. Ho fatto riferimento al genio matematico. Il tema di Newton è quello di essere stato, insieme a Leibniz, uno dei inventori del calcolo infinitesimale, cioè di quel mondo della matematica che si è aperto dopo di allora, che è diventato quel calcolo un grande strumento interpretativo, discipline che vanno dalla fisica fino alla biologia, fino all'economia. Senza calcolo infinitesimale conosceremmo una parte molto più ristretta del mondo, che ha a che fare con gli infiniti, cioè con un problema che era già presente in Galileo. Quando Newton costruì la sua fisica, si trovò di fronte a una realtà nella quale c'era una fisica diversa dalla sua, che era quella cartesiana, quella di René Descartes, che era il grande filosofo francese, quello del cogito ergo sum, che è noto a tutti quelli che si sono anche affacciati alla filosofia. Nella fisica di Descartes c'erano delle differenze fondamentali da quella di Newton. Descartes era un meccanicista, cioè Descartes pensava che ogni movimento fosse dovuto all'urto fra due corpi, che ogni movimento fosse prodotto da un altro movimento. Quindi era una fisica rigidamente meccanicista che escludeva tutto ciò che non è meccanico dalla fisica. Quando nella fisica di Newton si parlava, come si parla ancora, di attrazione fra i corpi, questo termine attrazione suscitò prima i dubbi e poi addirittura lo sdegno della fisica cartesiana o della fisica francese. Attrazione è un termine che suonava e suona ancora come qualcosa che ha a che fare con lo spirituale. Attrazione fra i maschi e le femmine, per esempio. L'attrazione è qualcosa che non sembrava appartenere al mondo della fisica, perché Descartes aveva insegnato che tutta la fisica è meccanicismo. Questo di Newton sembrò, la frase che dico è dei cartesiani, una reintroduzione delle cause occulte nella fisica. Le cause occulte sono quelle della magia rinascimentale, cioè sono quelle che erano fondate sull'idea che fra i corpi ci fosse simpatia o antipatia. La simpatia o antipatia, aveva insegnato Descartes, sono cose che riguardano l'uomo o sono proiezioni dell'uomo nel mondo della materia, ma il mondo della materia non conosce simpatia o antipatia. Quindi Newton è uno che ha reintrodotto nella fisica le qualità occulte. Quindi in quel mondo ci sono state per un lungo periodo due fisiche diverse e si avevano due immagini del mondo sostanzialmente differenti. Queste immagini erano così differenti che quando Voltaire andò per la prima volta in Inghilterra e varcò la Manica, ovviamente, scrisse un testo famoso che si chiama Lettre philosophique o Lettere filosofiche, che incominciava dicendo: attraversando la Manica sono entrato in un paese vuoto e ho lasciato alle spalle un paese pieno. Perché nella fisica di Descartes,
non c'era il vuoto, non era ammessa l'esistenza del vuoto, mentre nella fisica di Newton c'era il vuoto. Quindi Voltaire fu quello che divulgò la fisica di Newton e dette una esposizione della fisica newtoniana che è ancora un classico e forse una buona lettura per capire la fisica di Newton è ancora quella che fa riferimento alle lettere filosofiche di Voltaire. Nel 1703 diviene presidente della Royal Society e nel 1705 viene investito del titolo di cavaliere dalla regina Anna. Muore a Londra nel 1727 all'età di 84 anni e viene sepolto nell'abbazia di Westminster. Sulla sua tomba è inciso l'epitaffio: «Si rallegrino i mortali, perché è esistito un tale e così grande onore del genere umano». Nella prima metà del XVIII secolo, l'economia inglese era fondata prevalentemente sull'agricoltura. La maggior parte delle persone viveva nelle campagne lavorando la terra. Dopo il 1750, però, l'Inghilterra si trovò al centro di una profonda trasformazione sociale ed economica che influenzò il mondo intero. In soli 60 anni si assistette a un esodo di massa dalle campagne verso la città e alla trasformazione dell'economia da rurale a industriale. Il mondo del lavoro, come lo conosciamo oggi, ha avuto origine in quell'epoca. Questa è la storia di uomini ingegnosi e macchine innovative che hanno contribuito alla rivoluzione industriale. In Gran Bretagna, nel XVIII secolo, la popolazione era in forte crescita. Divenne quindi indispensabile poter coltivare anche terreni prima lasciati incolti e disboscare foreste. Nel 1750, in Inghilterra, vivevano 5 milioni e mezzo di persone. Nel 1850 vennero superati i 16 milioni e mezzo di abitanti, davvero incredibile. Le tecniche in uso si erano rivelate insufficienti per sostenere un fabbisogno di cibo sempre maggiore. Per i mugnai, in particolare, era necessario migliorare il funzionamento della ruota idraulica, lo strumento fondamentale della loro attività. Era in uso ormai da secoli, fin dai tempi dei Romani. Nel 1752 John Smeaton, ideatore di diversi strumenti scientifici, risolse la questione in maniera sperimentale.
Gli era stato affidato l'incarico di costruire un mulino d'acqua. Aveva solo 27 anni e non ne aveva mai progettato uno. Gli studi sperimentali di Smeaton aprirono la strada allo sviluppo tecnologico e al miglioramento dell'efficienza delle macchine. Smeaton, con il suo lavoro, gettò le basi per il moderno sviluppo dell'ingegneria civile. Un altro passo decisivo nella rivoluzione tecnologica avverrà grazie a Richard Arkwright, un barbiere semi-analfabeta appassionato di meccanica. Egli realizzò una macchina alimentata dalla ruota idraulica studiata da Smeaton. La teneva nascosta in una remota valle nel Derbyshire come in una fortezza. Questa macchina segreta cambiò radicalmente un'attività tradizionale immutata da generazioni, segnando la nascita della moderna industria tessile. Nella prima metà del XVIII secolo, per lavorare il cotone grezzo si utilizzava il tradizionale filatoio a mano. Il filatore doveva tendere le fibre del cotone e contemporaneamente torcerle insieme, inserendole all'estremità del fuso. Poi il filo veniva avvolto sul fuso. Era un lavoro lento e faticoso che richiedeva una notevole abilità. I filati prodotti però erano poco resistenti. Ecco lo strumento che ha trasformato l'industria tessile, il rivoluzionario filatoio automatico di Arkwright. È incredibile. Grazie a questo filatoio automatico, tutti i processi che prima stavo effettuando a mano avvengono contemporaneamente in modo meccanico. Il cotone viene messo qui dietro. Questi rulli girano a velocità diverse. Quello posteriore è più lento di quello anteriore. Le fibre del cotone vengono così stirate e rese più sottili. Un lavoro che nel filatoio a mano veniva fatto con le dita. È incredibile. Avviene tutto contemporaneamente. Il filo viene teso, torto e avvolto. Il processo di filatura divenne così semplice e produttivo che Arkwright iniziò a pensare molto più in grande. Immaginate di avere non 4 ma ben 96 rocchetti di filo in una macchina alimentata non manualmente ma da una ruota idraulica. Immaginate poi intere file di questa macchina, interi piani. Nacque così una nuova tipologia di edificio, il simbolo della rivoluzione industriale, la fabbrica. Le filande di Cromford Mill realizzate da Arkwright furono i primi edifici di quel tipo al mondo. Ebbe inizio il sistema di produzione industriale, un sistema che necessitava di forza lavoro. A Cromford Mill occorrevano più lavoratori di quanti fossero disponibili nella zona. La sua ricerca fu molto particolare. Con il filatoio automatico, filare divenne semplice. Arkwright poté così ricercare anche lavoratori non qualificati e per ridurre i costi della manodopera assunse principalmente donne e bambini. Intorno alla fabbrica furono costruiti alloggi. Nacque così la prima città industriale. Arkwright fece costruire una chiesa, un pub, un mercato e perfino una scuola. Gli operai di Cromford Mill lavoravano giorno e notte. Presto scoprirono che la loro vita avrebbe dovuto adattarsi ai ritmi imposti dalla fabbrica. Per far fruttare il capitale investito, Arkwright faceva funzionare Cromford Mill a tempo pieno, 24 ore su 24. Dovette così organizzare il lavoro su turni. Il tempo era denaro. Arkwright accumulò una vera fortuna. Nel corso degli anni vendette anche il brevetto del suo filatoio automatico. Si dovevano acquistare però almeno 1000 fusi. Chiunque volesse utilizzare la sua invenzione avrebbe dovuto quindi a sua volta edificare una fabbrica. In 18 anni dalla fondazione di Cromford Mill vennero creati più di 140 stabilimenti analoghi in tutto il paese. Lo sviluppo industriale però doveva ancora compiere un passo importante che sarebbe avvenuto con l'utilizzo della forza del vapore.
All'origine dell'industria moderna c'è un bollitore. La zia di James Watt era preoccupata perché il giovane nipote a 15 anni passava il suo tempo a oziare in casa fissando il bollitore dell'acqua. James sollevava il coperchio e guardava il vapore che si condensava all'interno. Ciò che la zia considerava pigrizia era in realtà la manifestazione dell'acuto interesse di un futuro scienziato, l'uomo che un giorno avrebbe inventato il primo motore a vapore. James Watt iniziò a lavorare come costruttore di apparecchi scientifici presso l'Università di Glasgow. Un giorno gli venne chiesto di riparare un modellino di uno dei primi motori a vapore, il motore Newcomen. Questa macchina era utilizzata già dal XVIII secolo per pompare acqua, ma il suo funzionamento a condensazione interna non era efficiente. Infatti il movimento del pistone avveniva attraverso una fase di espansione generata dal vapore e una fase di condensazione ottenuta raffreddando il cilindro con acqua. Occorrevano però enormi quantità di carbone per produrre una quantità di energia limitata. Watt aggiustò il modellino e per oltre un anno cercò di capire come migliorare il motore. Era il 1766, stava facendo una passeggiata quando ebbe l'ispirazione. Nel motore Newcomen il vapore veniva immesso e poi condensato nello stesso cilindro. Ciò rendeva la macchina poco efficiente. L'idea di Watt fu semplice ma geniale. Rivoluzionò il funzionamento dei motori a vapore. Separò il processo di condensazione dal cilindro. Aggiunse, qui in basso, un condensatore esterno. In questo modo il cilindro restava sempre caldo. Inizialmente il vapore immesso dalla caldaia nella parte superiore del cilindro spinge il pistone verso il basso. A fine corsa la pressione nel cilindro si uniforma e il contrappeso dell'asta della pompa risolleva il pistone. Contemporaneamente una valvola permette di convogliare il vapore in eccesso dalla parte superiore del cilindro a quella inferiore. La successiva ridiscesa del pistone è ottenuta convogliando il vapore residuo nel condensatore che contribuisce attraverso un rapido raffreddamento a creare una depressione. Il pistone viene così letteralmente risucchiato verso il basso. Questo ingegnoso sistema fa sì che la macchina di Watt consumi circa un terzo di carbone in meno rispetto al motore di Newcomen, restituendo contemporaneamente una potenza doppia. Bolton era un intraprendente imprenditore di Birmingham. Non appena vide i progetti della nuova macchina a vapore, ne comprese l'enorme potenziale economico. Forte della disponibilità di risorse economiche e manodopera, Bolton decise di finanziare i progetti di Watt e si lanciò nell'impresa. Nel 1774 Watt lasciò la Scozia per raggiungere Bolton a Birmingham. I due uomini sarebbero diventati i fautori della rivoluzione industriale. In soli 5 anni, perfezionato il prototipo, monopolizzarono il mercato delle macchine per il pompaggio dell'acqua dalle miniere di stagno, rame e piombo. Bolton, però, aveva ambizioni ben più grandi. Capì che con una piccola ma significativa modifica, il motore avrebbe potuto avere altre applicazioni. Spinse così Watt a progettare un sistema per trasformare il movimento verticale alternato del motore in un moto rotatorio continuo per poterlo utilizzare come una sorta di ruota idraulica evoluta. Grazie a un innovativo sistema di ingranaggi, il motore a vapore era ora in grado di far funzionare non più una singola macchina alla volta, bensì intere serie. Il motore a vapore cambiò per sempre il mondo del lavoro, non solo quello delle miniere, ma di tutte le realtà produttive, nelle fonderie, nelle industrie tessili, nelle distillerie e perfino nelle fabbriche di ceramica. L'invenzione del motore a vapore segnò una grande rivoluzione che partì proprio da Birmingham, la città più dinamica della rivoluzione industriale.
Ancora oggi, a più di 200 anni di distanza, Bolton e Watt vengono ricordati insieme. Dalla loro collaborazione nacque un nuovo concetto di azienda, la cui attività non comprendeva solo la produzione industriale, ma anche il design, il marketing e il lavoro impiegatizio. Il successo, infatti, generò una montagna di lavoro d'ufficio. Per far fronte al problema in Soho House, la casa di Bolton, Watt mostrò al socio come rendere più rapido ed efficiente il lavoro dei loro impiegati. Watt creò un macchinario che è il precursore di un'apparecchiatura oggi indispensabile, la fotocopiatrice. Questa è una delle incredibili macchine fotocopiatrici inventate da Watt. L'elemento fondamentale era l'inchiostro. Si trattava di un inchiostro speciale che era stato mischiato con zucchero e brandy francese. Con esso, questo attrezzo, che sembra uno scrittoio portatile, funzionava come una fotocopiatrice. Ora proverò a fare una copia della lettera. Le istruzioni di Watt erano chiare. Mettere sul foglio, precedentemente scritto con l'inchiostro speciale, un foglio di carta copiativa inumidita e inserirli tra due pezzi di cartoncino. Attaccare quindi la manovella al rullo, inserire i fogli così impilati nella pressa e far scorrere il rullo avanti e indietro per due volte. Vediamo. Incredibile! È una copia, anche se non perfetta. Ma forse la miscela di inchiostro non era corretta o il foglio non era stato ben inumidito. In ogni caso, è una buona copia. Dunque, Watt inventò la prima macchina copiatrice. La macchina per la copiatura fu solo uno dei tanti successi commerciali dell'industria di Bolton, che iniziò a produrre un'enorme varietà di articoli molto ricercati per la loro straordinaria pregevolezza e qualità. Argenterie bellissime, fibbie, medaglie, gioielli e soprattutto bottoni. Fra i suoi clienti c'erano perfino il re e la regina. I suoi prodotti divennero oggetti di alta moda in tutta l'Inghilterra di quel tempo. Per far fronte alla crescente richiesta del mercato, Bolton applicò una nuova tecnica gestionale, la divisione del lavoro. Venne così introdotta la linea di produzione. La geniale intuizione di Bolton fu di suddividere la produzione in fasi. Invece di affidare a un'unica persona l'intero processo di fabbricazione di un bottone, Bolton impiegò diversi lavoratori qualificati e non. Assegnò a ciascuno di loro solo un'operazione specifica del processo produttivo: lo stampaggio, il taglio, l'incisione o la doratura. Fu un'idea davvero rivoluzionaria. Il più famoso economista dell'epoca, Adam Smith, illustrò nella sua opera La ricchezza delle nazioni l'importanza della divisione del lavoro nell'industrializzazione della produzione di spilli. Con la divisione del lavoro si produceva di più, meglio e a un costo inferiore. Era la strategia aziendale del XVIII secolo. Con l'energia del vapore e la divisione del lavoro, la rivoluzione industriale divenne inarrestabile. Grazie all'invenzione del motore a vapore, le industrie non erano più dipendenti dall'energia idraulica ricavata dai fiumi di campagna. Potevano sorgere dovunque. Nacquero così, fabbrica dopo fabbrica, le nuove città industriali. Era il progresso. Ma per molti queste trasformazioni nascondevano un lato oscuro e diabolico. L'industrializzazione avvenne senza un controllo governativo. I proprietari delle industrie, nella loro ricerca di grandi profitti, furono liberi di fare ciò che volevano. I datori di lavoro sfruttarono la situazione per ridurre i salari dei tessitori. Quest'ultimi, di fronte allo spettro della disoccupazione, si videro costretti ad accettare qualsiasi tipo di lavoro, anche se sottopagato. Privi di qualsiasi sostegno governativo, alla fine ai tessitori non rimase che passare all'azione diretta.